Rientrati, siamo noi in questo nostro spazio del lunedì dedicato al racconto dei santi che celebriamo nella settimana. È tornato a trovarci il nostro padre Massimiliano grazie, Noviello, grazie. Superiore del convento dei Frati Cappuccini di Napoli. Però siamo noi, è una grande famiglia, quindi prima di tutto permettetemi, oggi è San Giuseppe, festa dei papà, quindi di fare un augurio al mio papà, ringraziandolo tantissimo per quello che ha fatto e che fa per me e per i suoi nipoti. Quindi auguri papà, ma auguri anche a tutti gli altri papà, a papà Massimiliano che insomma è padre di due ragazzi che si sta riprendendo, insomma a tutti voi i nostri telespettatori. Allora padre Noviello, andiamo subito ai santi che si celebrano in questa settimana, a partire appunto, l'abbiamo già detto, da San Giuseppe proprio oggi, poi martedì 20 marzo Santa Maria Giuseppina del Cuore di Gesù, il 21 marzo mercoledì Santa Benedetta Cambiaggio Sansinello, il 22 marzo Santa Lea, il 23 marzo Sant'Uribio de Mongroveio e poi il giovedì 22 marzo Santa Lea, venerdì, scusate mi sono confusa evidentemente, sabato 24 marzo Santa Caterina di Svezia, domenica 25 marzo Santa Maria Alfonsina Daniil Gattas che tra poco racconteremo. Ma padre Massimiliano, io vorrei partire non da San Giuseppe come immagino tutti, ci arriviamo tra pochissimo, ma da Santa Benedetta Cambiaggio Frassinello che è stata beatificata nel 1987 da San Giovanni Paolo II, poi santificata il 19 maggio dello stesso santo, da San Giovanni Paolo, 19 maggio 2002, è nata nel 1791 a Genova, poi la famiglia si trasferì a Pavia. È una storia particolare, ce lo indica anche quel doppio cognome, perché lei voleva consacrarsi. Una storia affascinante, settima di 11 fratelli, all'età di 20 anni sente il desiderio di consacrarsi al Signore, però non potette assecondare il suo desiderio perché il papà l'aveva promessa sposa ad un uomo di nome Giovanni, un operaio fervente cristiano. Lei rinunciò sotto la guida della sua direzione spirituale al suo desiderio di sposarsi per seguire la volontà del padre e per cui sposò questo Giovanni, uomo fervente, un cattolico praticante, e insieme non ebbero figli. E fecero fatto che non ebbero figli, insomma... La spinse a una decisione che non è una decisione comune in una famiglia. Fece il voto di castità insieme a suo marito e di consacrarsi al Signore. All'inizio si occupò di sua sorella che era malata, aveva un tumore all'intestino. Morta la sorella, decise, d'accordo con il marito, di entrare in un istituto religioso e consacrare la sua vita a Dio, totalmente a Dio, insieme a suo marito. Ma la sua conversione, che possiamo dire una conversione maturata nel tempo, donna di fede, sempre stato, l'abbiamo detto, voleva appunto consacrarsi, però ebbe un'improvvisa accelerazione con un'apparizione. Sì. Lei in un primo momento voleva appunto, si dette al Signore attraverso questa consacrazione in forma privata, però poi non potette assecondare perché si ammalò gravemente e quindi ritornò a Pavia e qui fu guarita miracolosamente dall'apparizione di San Girolamo. Per cui ella, una volta guarita, fece della sua casa, sempre in accordo con il marito, un centro di spiritualità e di accoglienza per donne che erano abbandonate a se stesse. Raccoglieva ragazze, bambine che si trovavano per strada, orfani. Offrendo loro e insegnandole l'arte del rammendo, del rappezzo e insegnandole a scrivere e a leggere. Per cui fondò anche case, un istituto vero e proprio, anche grazie alla provvidenza che gli veniva incontro, soprattutto nella figura di Angelo, quest'uomo che non soltanto comprava a lei degli appezzamenti di terreno, ma anche costruendo sopra questi appezzamenti degli istituti per accogliere quanto più possibile donne dalle strade. Ecco, e la sua opera è riconosciuta nella Congregazione delle Suore della Provvidenza, sono note come le Benedettine. Sì. Che missione aveva questa congregazione? È una missione particolare, proprio quella di venire incontro a queste donne, servendole a domicilio e all'interno appunto degli ospedali, ma la particolarità soprattutto di questo istituto è quello di accogliere e dare istruzione a queste ragazze abbandonate.
Pensate quanto era moderna questa santa, sì, questa donna, che fece anche una richiesta che indica la sua profonda umiltà proprio verso la fine della sua vita. Sì. Lei chiese di essere sepolta tra fedeli laici, quindi di non avere una sepoltura chissà particolare o tra le suore, assolutamente. Chiese di essere seppellita in un cimitero comune, come fosse umile una sconosciuta. Una sconosciuta. D'altronde il suo carisma è di un'attualità quanto mai oggi moderna proprio. Pensiamo al problema della famiglia oggi, a queste situazioni di matrimoni irregolari, dove il tutto si risolve sempre in divorzi, separazioni, convivenze, è di una modernità eccezionale. Anche, si tratta di fare anche una scelta di vita a un livello superiore. Ecco, ma ci colpisce infatti proprio quello che ha caratterizzato la vita di questa donna santa, davvero lo spirito di collaborazione con il marito, che la secondò, ma non solo la secondò, collaborò sempre con lei, tanto che questa è una santa con un doppio cognome, il suo e quello del marito, che è una cosa piuttosto insolita. Insolita. E voglio anche ricordare una particolarità di questa santa, che è proprio quella, lei incontrò anche difficoltà all'interno della chiesa, perché ad esempio quando delle nobildonne incominciavano a chiedere a Benedetta che le ragazze che lei accoglieva nell'istituto potessero prestare servigi addirittura a queste donne borghesi, Benedetta si oppose. Le proteste fino all'ultimo. Fino all'ultimo, e il vescovo le intimò di lasciare l'istituto e di ritornare a Pavia, cosa che ella fece ubbidendo alla volontà della Chiesa. Poi invece la provvidenza riuscì a farci strada. Altre strade. Ed è così anche arrivato il momento di soffermarci su San Giuseppe, che non è soltanto, come magari pensiamo, il patrono dei papà, ma dei falegnami, degli ebanisti, dei carpentieri, dei senza tetto. È patrono della Chiesa Universale, e questo grazie a Pio IX. Il rapporto, insomma, il rapporto di questo santo con i papi è importante, diciamo, perché Pio IX. Il Papa Pio IX lo proclamò patrono universale della Chiesa, ponendo la Chiesa cattolica sotto il patrocinio potente di quest'uomo. Invece ecco, Giovanni XXIII affidò gli inizi dell'apertura del Concilio Vaticano II al patrocinio di San Giuseppe, fino ad arrivare a Papa Francesco, che lo pose addirittura nel canone romano. Ecco, Papa Francesco, quindi, che poi ricordiamo, il nome, ama dire che a Santa Marta si tiene sul cassetto, cioè accanto al letto dove dorme, un San Giuseppe dormiente, e quando ha dei problemi. Che dice un'immagine per dire che l'abbandono totale, infatti l'esemplarità di questa figura è proprio nell'obbedienza a Dio, un'obbedienza che sa quasi come Gesù che sulla nave si mette a dormire, il brano del Vangelo che noi qualche volta ascoltiamo anche, dove in mare, in tempesta, Gesù che sembra sulla barca con i discepoli dormire, e Pietro gli dice: ma non ti importa che noi stiamo per affondare come chiesa? E Gesù che fa il rimprovero, dice: voi dovete credere in me che sono il figlio di Dio, per cui poi ordina alla tempesta, al mare, di sedarsi, di fermarsi, di calmarsi, e quindi ci fu una grande bonaccia. E mi sembra che la figura di San Giuseppe esprima questa grandezza della Chiesa. Giuseppe, San Giuseppe il giusto, chissà se quella statuina che ha Papa Francesco, a cui affida le sue incertezze, i momenti in cui deve prendere le sue decisioni, abbia a che fare anche con il fatto, San Giuseppe dormiente, che si tratta di uno degli ultimi patriarchi a cui Dio parla attraverso la via privilegiata dei sogni, e questo è un indizio molto importante a livello umano e spirituale, perché sta a significare che lì dove c'è un'attività interiore ma seria, impegnata, dedita a Dio, Dio si rivela nei sogni. I salmi mettono in evidenza questo aspetto, che Dio nessuno l'ha mai visto, però colui che ha il cuore puro e semplice, Dio si rivela nei sogni, perché a Dio non si può vedere. Ecco, noi non sappiamo tantissimo di San Giuseppe, perché ne hanno scritto Matteo e Luca, ma in realtà il quadro di questo santo che accompagna 30 anni, insomma, di vita di Gesù, noi lo desumiamo un po' dai racconti dei Vangeli apocrifi. Cosa sappiamo di Giuseppe? Allora, come dicevi benissimo, di Giuseppe noi sappiamo soltanto attraverso i Vangeli di Luca e di Matteo. Poi il resto è consegnato ai Vangeli apocrifi, che non sono riconosciuti dalla Chiesa, ma tuttavia meritano anche un'attenzione molto, molto seria. Ad esempio, ecco, circa la leggenda del matrimonio tra Giuseppe e Maria,
Ci fu una gara, i Vangeli apocrifi ci consegnano questa gara, dove per prendere la mano della Vergine Santa, per prendere la Vergine Maria, e alla fine, ecco, la gara si risolse, ecco, nella fioritura del bastone secco di San Giuseppe, quindi quell'asta che noi troviamo molto spesso anche raffigurata nelle immagini, nelle iconografie, è fiorito, e che appunto si consegna, che è conservata a Firenze. Ecco, abbiamo detto che San Giuseppe è stato riconosciuto patrono dei falegnami, e noi vogliamo presentarvi adesso dei falegnami davvero speciali che, grazie alla cooperativa che appunto si chiama San Giuseppe, si sono ritrovati di nuovo parte di una grande famiglia. Siamo a Correggio, siamo in provincia di Reggio Emilia, e lì per noi è stata la nostra Lucia Pecorario. Dicono qua mi ha fatto la cooperativa San Giuseppe, ma tutto sverniciato io, questo armadio qua, è ripiturato. Ho fatto il falegname come lo facciamo San Giuseppe. La cooperativa San Giuseppe prende le mosse dalla Casa della Carità. La Casa della Carità è un luogo in cui cerchiamo di vivere come una vera famiglia con i più poveri. Tanti dei volontari che la frequentano o che l'hanno frequentata hanno cercato di fare delle scelte nella loro vita che li hanno portati poi a creare proposte o strutture o attività in cui coinvolgere i poveri e fare in modo che possano avere una vita non solo più dignitosa, ma certamente anche più felice e valorizzata. Noi andavamo in casa come volontari, il fatto di imparare un po' a prendersi cura gli uni degli altri ci ha aiutato un po' a progettare questa nuova idea, insomma, di lavorare anche insieme, in modo che loro potessero così sentirsi utili. Da questa idea è nata la cooperativa San Giuseppe. Inizialmente abbiamo proprio cominciato a fare delle attività artigianali con legno, incollavamo delle immagini su legno, e questo ci ha proprio un po' ispirato anche il nome San Giuseppe. Andrea è il nostro falegname, oltre a restaurare i mobili ci prepara i legnetti anche per fare le icone. In cooperativa facciamo diverse attività, continuiamo a fare le icone, continuiamo a fare dei lavoretti di assemblaggio, e poi abbiamo iniziato a fare la carta fatta a mano. Molte parrocchie ci chiedono così dei ricordini per i sacramenti, quindi nei momenti in cui ci sono la prima comunione e la cresima sono dei momenti molto attivi per noi. Ogni ragazzo riesce a aiutarci, insomma, ognuno fa una fase di questa lavorazione. Mi trovo bene perché sono in compagnia con gli altri, faccio il lavoro. Mi ricordo un po' le litanie di San Giuseppe, che diceva: San Giuseppe prudentissimo, umile e onesto. Senz'altro sono le cose un po' a cui aspiriamo, e comunque anche la semplicità di questa nostra attività, insomma, di questo nostro stare insieme, probabilmente sì. È un po' simile anche a San Giuseppe. Prudentissimo, umile, onesto, questi tre aggettivi ricordava la signora delle litanie per San Giuseppe. Noi passiamo adesso però a un'altra santa. Ricordiamo Santa Maria Giuseppina del Cuore di Gesù, perché lei è stata la fondatrice della Congregazione delle Suore Serve di Gesù. San Giovanni Paolo II l'ha proclamata santa il 1 ottobre del 2000. Ecco, è nata in Spagna, no? Più 1842. Sì, 1842. È una santa. Il papà era seggiolaio e la madre era casalinga. Quindi umili origini. Umili origini. E all'età di 7 anni muore il padre, e la madre prende la formazione, a cuore la formazione di questa ragazza, insegnandole appunto il catechismo per ricevere la prima comunione. Ma ecco che all'età di 18 anni, Sor Maria Giuseppina
bambina chiede, manifesta alla mamma il suo desiderio di entrare in monastero. La mamma acconsentì a questo desiderio della figlia, ma purtroppo si ammala di tifo e per cui non può assecondare il suo desiderio. E allora viene aiutata dalla mamma a superare questo problema, ecco, di impossibilità di consegnarsi al Signore. Ma lei non si scoraggia. Ubbidisce a questa voce interiore che la chiama ulteriormente a non avvilirsi e quindi pensa di consegnarsi attraverso un monastero di vita attiva. Ahimè, giunge il momento della professione solenne attraverso i voti di povertà, castità e obbedienza e il padre, lei viene assalita da dubbi fortissimi. Il padre spirituale le dice: l'istituto non è per te. Cade in una crisi profonda. Aiutata dall'arcivescovo, ecco, lei decide, ecco, di abbandonarsi alla volontà di Dio e per cui fonda ecco, trova la sua strada. Trova la sua strada alla fine. Fonda questo istituto, ecco, di suore che sono consegnate a servizio degli abbandonati e degli esclusi. Ecco, degli ultimi, e trascorre la sua vita in Spagna, sì, soprattutto a Bilbao, sì, con tante suore, perché questo era il suo carisma, che la seguiva. Fonda 43 case, pensate, e vive 42 anni. Come superiore a 42 anni, votandosi quindi a servizio di tutte le consorelle e visitando anche le case di formazione. Una vita davvero santa. Allora, io ringrazio padre Massimiliano Noviello che ci ha accompagnato, oggi non era facile, con San Giuseppe, nel raccontare questi santi. Auguri a papà Vincenzo, oggi lasciamo da parte momentaneamente mamma Carmela. Auguri papà Vincenzo. E ricordiamo però che il 6 aprile prossimo a Napoli si apre finalmente l'inchiesta diocesana per la beatificazione di Enrichetta Beltrame. Un applauso, ci vuole. Ecco, ne abbiamo parlato proprio con te qui. Grazie ancora. Grazie. E ci ritroveremo poi, mentre noi torniamo subito dopo la recita della coroncina alla Divina Misericordia. Tornate con noi perché faremo un viaggio veramente strano, particolare, speciale, un giro del mondo in 80 ravioli. Ho detto proprio così perché i ravioli non sono un ingrediente, un piatto tipico solo della nostra cucina, ma apparentemente sono ovunque nel mondo e vedremo anche, perdonate l'espressione, come se la battono a confronto i nostri italici ravioli. A tra poco. Grazie.